Il tutto è iniziato nel 2011 al Salone di Genova, quando ci siamo conosciuti e io mi ero avvicinato alla Nanoprom, leggendo di queste nanotecnologie, di questi prodotti molto accattivanti, molto interessanti e tecnologici, che avrebbero permesso all'imbarcazione di andare più veloce. E c'è stata subito una grande intesa con Gianluca Falletti e da lì è nata una collaborazione fantastica che ci ha portato pochi mesi dopo a rincontrarci e ad applicare sul vento di Sardegna, sulle murate, il prodotto Polisil per rendere la barca più veloce sull'acqua tutte le volte che sbandava, e questa barca sbanda sempre. Avevo in vista la Chustar, quindi la transatlantica in doppio da Plymouth a Newport, e prevalentemente in bolina, e dunque avere le fiancate più scivolose sarebbe stato un bel valore aggiunto. E così è stato, il prodotto è stato applicato con molta facilità all'ombra sotto i 25 gradi, aspettando la giornata di nuvolo, eravamo a cielo aperto, quindi in condizioni comunque non facili. Ho subito apprezzato sensitivamente, visivamente, i vantaggi del Polisil sulle fiancate, perché la barca in bolina si è presentata subito veloce, molto più veloce che in passato. Era visibile perfino sul log, sul GPS, sul SOG. E tant'è che durante la Chustar, voi anche per le condizioni eccezionali, abbiamo stabilito un record, 13 giorni e mezzo per la traversata, abbassandolo di 24 ore rispetto a quello stabilito dall'inglese L. MacArthur con una barca ben più veloce che la Kingfisher, un Imoca 60. Quel record ancora è imbattuto e non voglio dire che è stato solo grazie al Polisil, ma sicuramente ha influito in maniera importante. E dopo 4 anni il Polisil si presenta ancora molto bene. E ha bisogno di una ripulita, una lucidata, ma Gianluca l'aveva garantito per 2 anni, ma in realtà dopo 4 anni è ancora praticamente perfetto. Premesso che io ho una carrozzeria e generalmente non mi occupavo di questo tipo di lavori, e sto seguendo questa barca più o meno dal 2011 e ci siamo trovati a dover dare un prodotto che per me era una novità, di cui non ne conoscevo né le caratteristiche né la funzionalità, e sopra una verniciatura di tipo classico, tipo automobilistico, con una vernice bicomponente col trasparente sopra. Ho seguito con attenzione questo lavoro che, ripeto, per me era una novità, è stato dato a mano con un vello in un'unica passata, cercando di trovare una giornata con non tanto calda, con non tanto vento, possibilmente senza il sole, cosa qui un po' difficile. L'ho data, il risultato subito l'abbiamo apprezzato, che era una brillantezza ottimale come il migliore dei nostri trasparenti. Oggi che sono passati 4-5 anni, abbiamo rimesso su per l'ennesima volta la barca e gli abbiamo dato una semplice lucidata con un polish, abbiamo visto che è praticamente come se fosse nuova, come se fosse appena data, perché la barca è in splendide condizioni sia visivamente che tecnicamente.